Bene amici del Vecchio Nerd, continuiamo il nostro giro alla Games Week. Allora, una delle cose belle che hanno fatto quest'anno è quest'area qui, vedete? Quest'area qui che si chiama Purple Sage, che è un luogo riservato completamente ai creator, dove gli amanti di questo mondo possono incontrare i loro beniamini. Quindi è un posto veramente creato, pensato per i fan e per i creator che vogliono incontrare i propri streamer preferiti. E girando da queste parti non è difficile incontrare persone che stiano chiacchierando con lo streamer di turno. Un'idea molto interessante, una modalità molto interessante che mette in connessione i creator con i fan. Molto molto interessante, decisamente approvata. Allora, spettro di seta da Watchmen, che bella scelta! Sì, ho apprezzato molto l'estetica del personaggio, l'idea di rifarlo nello stesso materiale, mi entusiasma molto. Ma quante persone che conoscono il personaggio incontri? Pochissime, veramente poche che conosco il personaggio, alcuni mi fermano solo per farsi la foto, ma pochi conoscono effettivamente. Molti sono uomini che secondo me hanno letto il fumetto. Sì, è un personaggio abbastanza raro, è molto meno mainstream di altri, quindi anche questo vuol dire che la tua scelta è stata veramente molto 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 oculata. Ti ringrazio. L'aspetto di sete è una donna forte ed è anche una donna che subisce determinate cose durante la vita, cioè l'hai scelta anche per questo. Sì, è anche un bel simbolo da portare in fiera, insomma un personaggio strutturato con una storia abbastanza cruda alle spalle, quindi è anche bello per quello. Amici, spettro di seta, grazie. Perché riusciva in qualche maniera a far coesistere sia una dimensione molto viscerale dello scontro, perché con questa telecamera comunque del Vecchio Nerd casualmente abbiamo incontrato anche il mitico Umberto di Pelati Fumetti. Allora, qua siamo a casa tua, com'è questa? Punto ideale, eh? Bella, bella, l'area gaming mi fa schifo, però a parte quello, bella l'area gaming. L'area fumettistica? È carina, c'è poca gente, sono le case editrici giuste. Oggi si può visitare? Oggi sì, domani è... Beh, però è tornata una grande fiera anche in Lombardia, no? C'è, sì, però non di fumetti. Un po' di critica ci deve stare, se no siamo qua. Parole importanti, parole importanti. Bene Umberto, ti lascio andare. Ciao. E facci vedere la felpa di la maglia. Scusate, Spider-Man è il pulitore. Mi sembra anche giusto. Potere pelato, potere pelato. Ciao a tutti.
Bene amici del Vecchio Nerd, è il caso di dire Avengers Assemble a questo punto, e sfidiamo un po' i protagonisti di questo bellissimo stand dove possiamo trovare delle repliche quasi perfette dei costumi dei personaggi che hanno partecipato alle varie saghe. Ecco, è arrivata anche Miss Marvel. Allora iniziamo proprio da Miss Marvel. Perché questo personaggio? Perché è intraprendente, perché è forte, perché è veramente pieno di vita. Grande, bella, concisa e rapida. Invece tu perché hai scelto Kate Bishop? Perché mi ci rivedo, perché i motivi sono molto simili. È forte, intraprendente e mi piace. E fai anche tiro con l'arco nella vita? No, purtroppo no, mi spiace. Bene, ed ecco Spider-Man. No ragazzi, questa è la versione dell'MCU, giusto? La versione di Avengers 2. No Way Home, l'ultimo film appena uscito, sì, esattamente. Ho voluto fare io Spider-Man perché è il sogno di ogni ragazzo, diciamo, essere Spider-Man. Troppo figo, ma anche un po' nerd, come dice una canzone, quindi è il mio sogno e cerco di portarlo in fiera. Grazie. Ragazzi, War Machine è War Machine. Insomma, bella, tosta, cazzuta, potente. È War Machine, giusto? Sì. Ah, ok. Però vedevo la versione punitore. Esatto. Adoro il punitore, mi è sempre piaciuto fin da piccolo. È un gran personaggio, molto profondo, molto più di quanto possano credere. E adoro il fatto che, come dire, c'è un'armatura personalizzata con lui. Quindi l'hai voluta proprio personalizzare in onore suo. Esatto, perché mi piace il personaggio. Mentre qui a destra ci abbiamo quelli che molti considerano probabilmente il personaggio più potente dell'intero universo Marvel, forse anche più di Hulk. Perché hai scelto questo? Perché mi rappresenta in tutto e per tutto, tutto ciò che sono. Sei uno potente. Anche ribelle. Lo sguardo di penitenza, ragazzi, fa abbastanza paura. E volevo chiudere anche aspetta, dico una cosa e poi... Perché hai scelto questo personaggio? È la mia eroina e quindi è intraprendente, quindi l'ho scelto lei, Nat. Grande Nat, grazie ragazzi. Eccolo qua. Amici del Vecchio Nerd, ma soprattutto amiche del Vecchio Nerd, siamo ancora qui in giro alla Games Week Cartoomix e abbiamo cominciato ad incontrare un po' di cosplayer. Qui abbiamo due magnifici personaggi che sono Majin Buu. Io sono Majin Buu nella prima versione, no? Ah, e beh, sì, nella prima versione di Dragon Ball Z. E invece c'è il mitico Mr. Satan. Quello che si assumeva sempre i meriti di cose che in realtà non aveva fatto lui. Poi li ha fatti veramente, sì, certo, tu adesso sei personaggio. Senti, ma perché la scelta di questi personaggi, che sono personaggi iconici proprio, ma anche forse quelli, specialmente Mr. Satan, quelli più divertenti, più irriverenti e più legati all'universo di Arale che tanto piaceva a Toriyama prima ancora di arrivare alla fase battle dell'opera? Allora, diciamo che la scelta iniziale non è stata questa, però abbiamo detto vogliamo fare qualcosa, cioè di figo, qualcosa proprio che dici... siamo perfetti per quel ruolo. Lui un attimino più basso così, io un attimino più alto, col capello così, abbiamo detto è perfetto. Non avete dovuto fare nessuna modifica, perfetto. Infatti Rich, questi sono i miei capelli naturali, questo è il suo capello naturale ovviamente. Sì, ovviamente sì. Certo, sì. Qualcuno, sono appena uscito una rapina, no scusa. Allora, sentite ragazzi, ma invece immagino che sicuramente Dragon Ball è uno... Scusami, dicevo, Dragon Ball è uno dei vostri, delle vostre opere preferite. Sì. Una delle prime cose lette probabilmente da piccolo. Come manga o come anime? Come manga. Io manga, come anime. Vedi, ci abbiamo 50 e 50 perfettamente. Ultima cosa, il vostro personaggio preferito della storia, se non è quello che portate adesso. Allora, il mio molto probabilmente è Gohan nella saga di Majin Buu. Quindi quando assume la forma Mystic, diciamo. Quando è cazzutissimo, diciamo. Quando è cazzutissimo, sì. Abbiamo usato un francesismo per spiegare la forma di Gohan, invece il tuo? Allora, il mio probabilmente ti dico Majin Vegeta, perché già Vegeta di per sé è cazzuto, Majin Vegeta è il doppio cazzuto e poi se la gioca alla pari con Goku Super Saiyan 2. Eh beh. Però vi voglio dire anche il mio, ragazzi. Sì. Allora, secondo me il personaggio perfetto della serie, tutte le serie di... il mio preferito, non so, poi magari sbaglio, è Cell. Io adoro Cell. È un personaggio perfetto, secondo me, no?
pure con l'idea dell'assimilazione, sì, tutta quella cosa. L'evoluzione, più forme, quelle cose lì è molto figo. E invece all'inizio è debolissimo. E invece quello che mi sta sul cazzo è Freezer, ma non lo dite a nessuno. No? Va bene ragazzi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a te. Amici del Vecchio Nerd, continuiamo il nostro giro con le interviste delle persone in costume, i cosplayer presenti in questa straordinaria rassegna al primo giorno, che a noi onestamente sembra anche piuttosto vivibile. Allora, una tua opinione sull'inizio di questa fiera? Beh, l'inizio è buono, sicuramente vivibile rispetto sicuramente a quello che sarà domani e domenica. Abbiamo molto timore della carica delle persone e quindi sicuramente adesso fare un giro oggi vale sicuramente la pena. Infatti hanno allungato fino alle 23:30 e questa è stata una cosa, alle 23 scusatemi, è una cosa intelligente. Che cosa, che personaggio porti tu oggi? Allora, oggi vesto un cavaliere dell'Apocalisse, che è un personaggio fantasy preso dall'ambientazione Babilonia di Etemenanchi, che è un'associazione che dal 99 fa l'ARP, cioè gioco di ruolo dal vivo. Gioco di ruolo dal vivo, quello con le spade gomma piuma, eccetera, eccetera. Oh, bellissimo. Esatto, proprio quello, è dal 99 che lo facciamo, siamo una delle realtà in Italia più grandi e siamo fieri di continuare a portare qua in fiera il nostro prodotto. Amici, io vi porterò in live queste associazioni perché io devo capire come funziona il gioco di ruolo dal vivo. E invece tu sei? Io sono un fauno dell'acqua. Personaggio magico? Sì, è un personaggio magico, è un original, quindi original vuol dire non esiste, non è un cosplay. I cosplay sono personaggi presi da personaggi già esistenti, gli original sono personaggi che tu inventi a seconda delle caratteristiche, forza, skill, eccetera. Ragazzi, voi non lo vedete, ma gli occhi sono veramente, non so se si vedono, sono veramente qualcosa di straordinario. Complimenti veramente. E qual è la caratteristica di questo personaggio? Attacchi magici, attacchi da vicino, attacchi a distanza? Allora, questo personaggio diciamo che ti incanta con il ballo, quindi ho le ali che servono a incantare le persone e poi dopo ti arriva una... tipo una sirena. Esatto, è una sirena un pochino tecnologica, quindi tu sei, diciamo, distratto da questo personaggio e poi dopo ti arriva una trambata e non puoi resistere. Bene, e invece tu sei? Io sono Eleanor, un'elfa della mente. Anche il mio personaggio è originale e diciamo che sono specializzata negli attacchi magici, quindi elevo degli incantesimi. Più che altro sono incantesimi di controllo mentale, quindi ipnosi. Gli attacchi, più attacchi mentali? Sì, ipnosi oppure charm, che rende una persona mio amico per 30 secondi, oppure sonno per 5 secondi, quindi una persona cade a terra addormentata. Fantastico, ovviamente. Come per D&D, che è quello che conosco meglio, ci sono possibilità di salvarsi da questi incantesimi, no? Dipende dalla persona a cui... Dalle caratteristiche della persona. Sì, esatto. O del personaggio. Esatto, esatto. Grazie mille, passiamo a questo stupendo... sta un po' pieno di corna, a dire la verità, saranno anche fatti suoi. Che cosa rappresenti? Io sono Udra, il capo corporazione dei gladiatori della Legione Nera. Sei un personaggio di base umana oppure una razza particolare? No, sono il personaggio è un elementale del vuoto, anzi un santo del vuoto, quindi che ha combattuto per il titolo di capo corporazione ottenendo questa armatura. Questa è un'armatura premio, diciamo, che danno a chi è il capo? Sì, danno una corona.
Sì, esatto, però è un titolo che ormai i giocatori comunque è un PNG, questo è un personaggio non giocante, quindi che fanno i master, quindi è un personaggio molto potente rispetto a tutti gli altri base che i giocatori, quindi quando si incontra c'è da temerlo e rispettarlo. Meglio evitare, meglio cambiare strada. Esatto, sempre cambiare strada, a meno che non sia della legione, che sennò lì ti fanno, ti sistemano. Benissimo, grazie mille. Noi siamo... Vai, vai. Allora, noi siamo i Temenanchi, siamo un gruppo di Parma, un'associazione di Parma di gioco di ruolo. Gioco di ruolo sia dal vivo, come potete vedere, che anche da tavolo. Il nostro il manuale è stato completato e a dicembre uscirà la... A dicembre uscirà la, il manuale scritto cartaceo, mentre adesso è disponibile il manuale in formato PDF. Fantastico, ragazzi. Avete un sito di riferimento? Sì, ci trovate su Facebook come i Temenanchi, il Concilio dei Cronotecari, su Instagram con lo stesso IG, e invece anche ci trovate direttamente su internet alla pagina i Temenanchi LARP, dove trovate tutte le informazioni legate al nostro al gioco di ruolo che al manuale. Grazie mille. A lei. Adesso il fondatore di questo gioco di ruolo che vi abbiamo presentato, così conosciuto quasi per caso, ma molto molto interessante. Com'è nata questa idea? Allora, nel 1987 mi avvicino ai giochi di ruolo da tavolo e inizio a scrivere questa storia. Nel 97 scopro il LARP, che è il Live Action Role Playing Game, che è il gioco di ruolo dal vivo, e passo un'ambientazione che ho scritto io dal vivo per recitarla. Scrivo un regolamento e iniziamo, e dal 99 continuiamo imperterriti la stessa storia. Penso siamo tra gli unici che conosco che hanno una continuità del genere. Siamo circa 200 giocatori che si trovano ogni paio di mesi nelle case scout, nei castelli, nei boschi, a giocare, a interpretare personaggi di questa ambientazione tecnofantasy che si chiama i Temenanchi, che tra l'altro adesso stiamo uscendo col manuale fisico. Abbiamo fatto un Kickstarter di successo, ha fatto sui 32.000 euro. Se qualcuno volesse giocare, cosa dovrebbe fare? Allora, vai a cercare su www.etemenanchi.it, l'ultima è una K, e chiede informazioni. Il primo live con noi, cioè il primo evento, è assolutamente gratuito. Si viene, ti prestiamo con noi un po' di materiale e ti facciamo entrare in questo mondo fantastico. Benissimo, ti ringrazio. È stato un piacere, grazie a te. Con Lucrezia, Vanessa, che interpreta invece Nami di One Piece, Natasha Romanoff degli Avengers. Due rosse potentissime, amatissime dai fan. Come mai questa scelta, ragazzi? Ma è sempre bello essere qualcun altro, qualcuno che si ammira, soprattutto se si tratta di uno delle tue opere preferite o del tuo film preferito, comunque sia. Arrivate entrambe dalla Lombardia, siete lombardi, siete vicine? Provincia di Milano. Che emozione si prova a impersonare, anche se per poco tempo, durante le fiere, il proprio eroe, la propria eroina, il personaggio che amiamo? Allora, a me piace perché non mi sento me stessa e mi sento come quasi una celebrità, quindi è bello poter non essere se stessi per un giorno. Sì, concordo, anche perché puoi comportarti in un modo che magari non ti è consono, in un modo totalmente diverso dal tuo quotidiano. Si può, insomma, si può recitare. Questa fiera, primo giorno, io la promuoverei, mi sembra abbastanza tranquilla, non c'è neanche una grande ressa. Che impressioni avete avuto e che vi aspettate soprattutto domani, che sarà una giornata di fuoco? Allora, domani non ci saremo. C'eravamo state l'anno scorso di domenica e c'era molta molta più gente, per cui oggi è più vivibile. Sì. Però è anche vero che quest'anno è anche più grande rispetto all'anno scorso, quindi c'è molta più roba da vedere, molte più persone, quindi molto bello. Ultima cosa, che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto di questa prima giornata? Oddio. Abbiamo incontrato sicuramente un sacco di persone molto belle, tutti molto gentili, quindi è stato un piacere fare foto con tutti. Il cibo molto buono. Sì, perché concordo. Abbiamo mangiato di tutto. Sì, esatto. E... Aspetti negativi non ce ne stanno. Potremmo
No, per il momento no. Bene, promossa a pieni voti la Games Week Cartoomix. Grazie ragazze. Grazie a te. Domani sul canale YouTube del Vecchio Nerd. Vecchio Nerd. Sì. Allora, siamo con Guglielmo, stiamo facendo un po' di giri dell'area gaming della Games Week e veramente lo stand di D&D, come sempre, ha il suo fascino straordinario. Come procede? Benissimo, benissimo come sempre. Lo stand va a tambur battente, abbiamo tante persone che vogliono divertirsi e imparare a giocare. Ma c'è stata una rinascita, una seconda giovinezza di Dungeons & Dragons. Assolutamente, la quinta edizione ha riportato nuova linfa vitale e la Wizard ha saputo come sfruttarla per portare di nuovo in auge un marchio francamente meraviglioso. Devono fare una statua a Stranger Things, però va bene. Assolutamente. Va bene così, però. Allora, dimmi un po', che cosa c'è in uscita, che novità ci sono, che cosa vorresti consigliare a un giocatore di ruolo che vuole diventare giocatore di ruolo, ancora non lo è, e vuole scegliere una Starter Edition per dire voglio cominciare. Certo, il set introduttivo è un materiale perfetto per iniziare a giocare, presenta tutto quello che può essere utile a un nuovo giocatore, quindi dadi, un'avventura, schede prefatte e tutto quello che vi serve per iniziare alla grande a giocare a Dungeons & Dragons. Bene, allora amici, insomma, venite oggi e domani e anche domenica, fate un giro qui allo stand di D&D perché si respira un'aria magica, veramente così come la magia che pervade tutte le storie di tutte le ambientazioni di questa splendida, ormai questo splendido franchise che ha, senza offesa, all'età del sottoscritto, cioè 1974, che sono uscite tante cose buone quell'anno lì. Bene, vogliamo dare un messaggio a chi ci vede? Certo, venite, divertitevi e giocate di ruolo, sempre. Bellissimo, grazie. Ebbene amici del Vecchio Nerd, ma soprattutto amiche del Vecchio Nerd, anche questa giornata lunghissima, con 2 ore di sonno e tanti chilometri fatti, è finita. Vi ho mostrato quello che in questa giornata, questa straordinaria fiera, ci ha messo a disposizione. Abbiamo incontrato personaggi, abbiamo intervistato persone comuni, abbiamo raccontato quello che è il sentimento che in questo primo giorno, molto tranquillo, molto sereno, con tutte cose che hanno funzionato perfettamente alla grande, è stato per tutti noi addetti ai lavori che abbiamo frequentato. Ma anche chi non era addetto ai lavori ha potuto girare in maniera serena, tranquilla, i padiglioni, comprare, vedere le cose che più gli interessavano, e questa cosa è sicuramente un modo, come dire, buono, positivo per presentarsi per quanto riguarda la Milano Games Week Cartoomix di quest'anno. Noi ci vediamo domani con un altro racconto dalla Fiera di Milano. Ciao a tutti! Mazingo!